rapporto sulla trasparenza degli enti, misure sempre più mirate per garantire un corretto rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione. Università, una nuova sfida, con la riforma si discute sugli effetti che ci saranno per la ricerca. Istat, innovazione al centro, tecnologia e informatica sono le travi che supporteranno il futuro. Tornare a crescere gli imprenditori e le riforme necessarie per la ripresa. Ben ritrovati gentili telespettatori con questa edizione del nostro telegiornale. Apriamo con la trasparenza nell'attività degli enti pubblici, che è un'esigenza sempre più avvertita dagli utenti che si recano presso gli uffici. L'Istituto Nazionale di Previdenza dei Dipendenti della Pubblica Amministrazione ha steso un rapporto sullo stato delle cose. Vediamo. La trasparenza rappresenta uno dei pilastri della riforma Brunetta per rendere la pubblica amministrazione più efficiente e vicina alle esigenze dei cittadini. E così, per dare seguito al dettato normativo, l'INPDAP ha organizzato presso l'auditorium dell'Istituto la prima giornata della trasparenza, un'occasione per presentare bilanci e programmazione, ma soprattutto per rispondere alle esigenze degli utenti e al loro bisogno di informazioni sulle attività degli enti pubblici. Non solo di ciò che fanno, ma anche se vi è conformità tra quanto previsto, quanto programmato e quanto viene realizzato. In parole povere, se le promesse che vengono fatte in tutti i documenti programmatici, a cominciare dai bilanci di previsione, poi dopo hanno un riscontro, vengono correttamente mantenuti. In questo modo il cittadino può saperlo e poi di conseguenza interagire ove le cose non fossero conformi alle previsioni. Nel corso della prima giornata della trasparenza è stato presentato il piano triennale della performance, il sistema portante dell'attività di programmazione dell'Istituto. Il fondamento della riforma sulla quale noi siamo impegnati, noi come pubblica amministrazione insieme alle altre, è appunto quello del miglioramento continuo, sia verso l'interno, quindi l'efficientamento sostanzialmente, sia verso l'esterno e quindi l'efficacia delle attività che vengono svolte nell'interesse sia naturalmente dei portatori di interessi, quindi i nostri iscritti e pensionati, ma soprattutto per il sistema paese. Trasparenza dunque e qualità come caratteristiche dei servizi integrati di welfare dell'INPDAP, le cui richieste sono in costante aumento. Il mondo della ricerca e dell'università italiana devono ripensare al proprio modello, al proprio ruolo, in particolare oltre ad un ripensamento radicale del sistema di finanziamento della ricerca, per crescere e rispondere alle esigenze degli studenti e alle esigenze del contesto socio-economico. L'università non può esprimersi dall'interrogarsi sul proprio modello anche guardando alla sua storia antica e alle sue evoluzioni storiche. Come se la passa la ricerca universitaria nel nostro paese? Dopo anni di traguardi, scoperte e riconoscimenti, l'Italia è ancora competitiva? A guardare le cronache degli ultimi anni non va troppo bene. Gli atenei italiani da almeno un decennio sono alle prese con una crisi di fondi cronica e soffrono la concorrenza di dipartimenti stranieri. Quest'ultima allettanti sirene per i migliori cervelli pronti a sfidare i coetanei in casa loro pur di veder riconosciuti meriti e capacità. La differenza tra l'Italia e l'estero è sicuramente una questione di soldi, cioè ci sono più soldi per la ricerca, è un fatto, proprio un dato di fatto. E quindi diciamo, il mio incentivo a tornare si è basato quasi esclusivamente sulla possibilità di tornare in Italia e avere dei soldi per fare ricerca. I ricercatori italiani che lavorano in Italia, visti all'estero, quindi andando alle conferenze e parlando con altri colleghi, sono assolutamente visti alla pari dei migliori ricercatori a livello internazionale. La difficoltà è che non è facile entrare nel sistema italiano, per cui molti dei nostri colleghi devono emigrare, devono andare in altri paesi a lavorare, ma quelli che lavorano in Italia e che hanno la possibilità di restare in Italia assolutamente svolgono un lavoro di alta qualità. Negli 8 ranking di valutazione attualmente prodotti a livello mondiale, solo 31 università italiane su 95 hanno un piazzamento in almeno 2 classifiche internazionali. E le prime 3 sono quelle di Bologna, Pisa e La Sapienza di Roma. La Sapienza è un'università generalista, quindi noi siamo eccellenti in una larga varga di settori. Mi riferisco alle biotecnologie, alle nanotecnologie, all'industria aerospaziale. Noi abbiamo riformato lo statuto dell'università. Lo statuto oggi non è più basato sull'ipse dixit o sull'autovalutazione, ma è basato sulla valutazione oggettiva, come si farebbe in ambito internazionale, attraverso indicatori di efficienza ed efficacia. Se tra questi ranking vengono privilegiati quelli che prendono in considerazione la qualità della produzione scientifica,
ricerca, vediamo che la performance delle università italiane migliora. Il bel paese nel 2010 ha piazzato 29 atenei tra i primi 500, collocandosi al quarto posto a livello mondiale dopo gli Stati Uniti, Germania e Gran Bretagna, migliorando la propria posizione rispetto al 2007. Non possiamo competere con gli irraggiungibili 35 campus americani che si collocano tra le prime 50 università, ma tuttavia rispetto alle altre nazioni del mondo la performance dell'Italia è più che buona. Servirebbe però una ricetta nuova e vincente per rilanciare l'intero sistema della formazione universitaria. Alcuni nostri professori sono andati a confrontarsi con l'Imperial College londinese e cerchiamo di applicare gli stessi criteri che hanno fatto di quegli atenei inglesi, americani e adesso anche cinesi fra i primi 10-20 nel mondo. Il futuro della statistica tra una miriade di dati e informazioni e la necessità di garantire affidabilità e indipendenza, come rendere cioè le statistiche e i dati fruibili a tutti e renderli allo stesso tempo oggetto terzo di discussione, quindi la comprensione per poterli poi discutere. Questo è il tema al centro della 10ª conferenza sulla statistica che si è tenuto a Roma. Vediamo. Un totale di 2.000 visitatori, oltre 50 spazi di confronto e discussione, 140 relatori e 60 addetti all'organizzazione. Questi i numeri della due giorni della 10ª Conferenza Nazionale di Statistica che si è svolta a Roma al Palazzo dei Congressi. Un evento che, fin dal titolo Statistica 2.0, vivere l'innovazione al servizio della società, si è posto un obiettivo ambizioso: riflettere sul ruolo dei dati e sulla qualità dell'informazione quando si parla di statistiche. La sfida, infatti, è quella di stringere un patto tra statistica e società per indagare i fenomeni e lo stato di benessere dei cittadini e soprattutto per promuovere innovazione. A lanciare la proposta di fronte a una platea che ha visto anche la presenza del capo dello Stato, Giorgio Napolitano, è stato il presidente dell'Istat, Enrico Giovannini. Innovare è un obbligo, non solo per l'Istituto di Statistica, ma tutto il sistema statistico nazionale deve andare in questa direzione, come tutto il Paese, perché oggi la crescita si basa sull'innovazione. Per noi innovare nei servizi che forniamo ai cittadini, innovare nelle metodologie, nelle tecniche, ma soprattutto innovare come sistema, passare a una impresa moderna al servizio della conoscenza, perché tutti i cittadini, non solo il governo, non solo i decisori pubblici, abbiano contezza di che cosa è la società, che cosa è l'ambiente, che cosa è l'economia, in modo da migliorare i processi decisionali a tutti i livelli. Dobbiamo riuscire, in altre parole, a fare sistema. Questa è una parola abusata, ma proprio l'Istat e il Sistema Statistico Nazionale vogliono dare il buon esempio e sono convinto che riusciremo, non solo attraverso questa conferenza, ma anche i lavori nei prossimi mesi, a fare un salto in questa direzione. Un dibattito che chiama in causa non solo esperti e analisti, ma anche comunicatori, istituzioni e opinion leader. Bisogna che l'intera classe politica, la società, imparino a guardare le cifre senza dare i numeri. Normalmente invece facciamo l'opposto. E credo che invece il lavoro che fa l'Istat, che andrebbe sostenuto per la verità invece di vedersi tagliati i fondi, invece per chi deve prendere delle decisioni è un dato fondamentale, perché è chiaro che se su qualunque fenomeno i numeri sono sbagliati, è chiaro che anche i provvedimenti possono essere infondati. E la proposta del presidente dell'Istat ha trovato subito una sponda anche nel mondo economico. Andare dietro le cifre, conoscere di meglio il nostro paese, porci degli obiettivi che non siano sempre i soliti e andare a capire che cosa quindi dobbiamo porci come paese per migliorare la vita, la qualità della vita, il benessere complessivo di un paese, è una finalità grandemente apprezzabile. L'Istat con Giovannini sta facendo dei grandi passi avanti per rendere la statistica vicino alla gente. Questa mostra, questa fiera ne è la dimostrazione, ci sono i ragazzi, ci sono persone di tanti settori che si rendono conto di quanto l'Istat può aiutarli nel loro lavoro di ogni giorno e quindi anche noi siamo qua per dare il nostro contributo. Al centro dell'appuntamento anche le ultime novità del mondo Istat, a partire dall'apertura dell'istituto ai social network come Twitter, poi il nuovo sito web dell'Istat che sarà online nei primi mesi del 2011 e che punta a essere uno strumento al servizio dei cittadini con news e dati. E la conferenza è stata anche l'occasione per raccontare ai più piccoli le funzioni dell'Istat e l'importanza delle statistiche.
rappresentanti istituzionali e del panorama imprenditoriale italiano a confronto sulle riforme necessarie allo sviluppo delle imprese, innovazione, tecnologia, ricerca e crescita industriale, digitalizzazione della pubblica amministrazione e le positive ricadute sul mondo delle imprese, sviluppo del mercato, del lavoro e la politica del welfare. Sono moltissimi i temi che vengono affrontati in questo servizio. Riforme per ritornare a crescere. Le proposte per agganciare la ripresa sono state al centro della tavola rotonda con il governo, promossa da Business International, che ha visto confrontarsi presso il complesso monumentale di Santo Spirito in Sassi a Roma, oltre che ministri e rappresentanti delle istituzioni, imprenditori, sindacati e manager. In apertura dell'appuntamento annuale, patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentanti delle istituzioni e del panorama imprenditoriale italiano hanno ribadito la necessità di riforme per aiutare le piccole e medie imprese a uscire bene dalla crisi. Non è possibile che in una realtà composita come quella italiana se ne parla con un piccolo commerciante, con un piccolo artigiano, con un piccolo imprenditore di qualsiasi tipo di ramo d'azienda si occupi. Stia tranquilla che la prima cosa che le chiedo, perché le banche aiutano sempre i soliti e mai chi come imprese certamente certificate dal punto di vista della legalità, di essere sane e quant'altro, ci frappongono sempre maggiori ostacoli. Noi su quell'argomento stiamo cercando di andare incontro anche ad una diminuzione di tempi, perché in un momento di crisi la piccola e media impresa non può certamente pagare il costo e essere anche beffata alla fine. A lanciare un appello al governo per intraprendere azioni concrete è Pierluigi Brienza, amministratore delegato di Deloitte Consulting. Secondo me il governo deve migliorare la spesa pubblica, deve migliorare l'efficienza di quella che è la macchina della pubblica amministrazione. Ci sono già una serie di riforme lanciate, la riforma Brunetta, quella della digitalizzazione sulla pubblica amministrazione, vanno realizzate. Non aiuta la ripresa il fatto che l'Italia investa poco in ricerca e innovazione, solo l'1,1% del PIL. Quale può essere l'azione del governo per spingere l'acceleratore sull'innovazione? Attuare degli incentivi fiscali, degli sgravi che possono permettere alle aziende di tornare a fare dei giusti margini, dei giusti profitti e che siano anche motivate ad investire in quella che è l'innovazione. Intanto il governo, con il ministro delle infrastrutture Altero Matteoli, assicura di avere in cima alla lista delle priorità opere pubbliche ormai indispensabili. La Salerno-Reggio Calabria è una sicuramente di queste priorità. La Civitavecchia, Livorno, cioè Cecina, l'attraversamento della Fano Grosseto, oppure per quanto riguarda le linee ferroviarie, la Napoli-Bari, la 106 Ionica, sono tutte opere che sono attese da tempo e che finalmente sono partite, alcune di queste sono anche in larga fase di costruzione. Proprio nel settore dei trasporti, anche ferroviari, la liberalizzazione è alle porte, l'Europa è sempre più unita. Al forum della pubblica amministrazione di Roma, la Regione Puglia ha avuto l'occasione di dimostrare l'impegno dell'amministrazione regionale nella lotta contro la criminalità organizzata e nella riqualificazione degli immobili sottratti alla mafia. Vediamo servizio. Il cantiere della legalità è stata la vetrina della Regione Puglia al forum della pubblica amministrazione di Roma. Un'occasione per raccontare l'impegno dell'amministrazione regionale nella lotta alla criminalità organizzata e nella battaglia per la riqualificazione degli immobili sottratti alla malavita. Ma la cultura della legalità è anche altro, a iniziare dalla trasparenza che deve guidare ogni azione di governo. Significa costringere tutte le macchine pubbliche a una estrema trasparenza. Immaginare per esempio che non soltanto le delibere ma anche le determine degli uffici possano essere disponibili alla conoscenza, alla fruizione dei cittadini attraverso i meccanismi dell'informatizzazione è un pezzo di cultura della legalità. E nell'assegno della legalità la Regione Puglia ha organizzato nel giorno conclusivo un evento molto particolare, un concerto eseguito dai bambini del progetto didattico sperimentale MOMART Musica in Gioco, basato sul sistema del musicista venezuelano José Antonio Abreu. Abbiamo così concluso questa edizione del nostro telegiornale. Le previsioni del tempo dicono incerto sui nostri comuni. Il nostro sito è estnews.it. Grazie, arrivederci.